Morgantini, un'importantissima iniziativa internazionale qui oggi alla Fondazione Basso. L'importanza della presentazione di questo lavoro appunto è il chiarimento, il tentativo di chiarimento del grosso equivoco Israele. Io penso che sia estremamente importante, ha ragione lei, è un'iniziativa importante perché far conoscere quello che succede all'interno della città israeliana è fondamentale, lo diceva prima anche il nostro ospite David Shin, noi conosciamo molto, parliamo sempre della Palestina, dei palestinesi, vittime, parliamo delle risorse dell'acqua rubata, della terra rubata ai palestinesi, ma conosciamo poco di come funziona all'interno la città israeliana, quindi è importante invece far sentire questa voce per mostrare il razzismo che all'interno della città israeliana, per vedere anche la follia che sta provocando in Israele, anche perché, come dice addirittura il presidente Rivlin, Israele è una città malata che deve guarire trovare un trattamento, perché non si può continuare ad occupare militarmente un popolo, a rubare terre e a pensare di essere un paese democratico. E la mancanza di democrazia oggi si rivela anche al suo interno, vi sono leggi razziste in Israele che colpiscono non soltanto i palestinesi, ma che colpiscono i cittadini palestinesi israeliani, colpiscono le minoranze falascia o africane, quindi è importantissimo distruggere i miti, Israele mostrare nella sua interezza. Perché è importante oggi presentare questo suo lavoro qui a Roma? Thank you for having me. It feels incredibly important to come to Europe, the capitals of power. Penso che sia estremamente importante essere qui tra l'altro in una capitale come quella di Roma, importante perché i governi europei hanno relazioni molto buone con Israele, lo coccolano in qualche modo e hanno forti relazioni economiche e commerciali e invece far conoscere l'altra faccia, perché in realtà le persone hanno un'idea di quello che succede nella Cisgiordania, quello che succede a Gaza, ma pochissimi hanno la percezione di quello che succede invece dentro Israele, nella società israeliana. Quello che fa molta paura in Israele oggi è che c'è una crescita esponenziale del razzismo e la cosa preoccupante e grave è che in qualche modo da parte del governo israeliano c'è un incitamento anche a, o dei molti politici, un incitamento al razzismo. Questa è veramente una cosa che ci preoccupa. And it's getting worse and worse over time. That's the scary part. Se c'è qualcosa che manca ad Israele per essere una piena e compiuta democrazia, e cos'è questo? E possiamo definire Tel Aviv una capitale internazionale democratica o no? Io non posso parlare delle altre capitali del mondo perché in genere amo parlare di ciò che conosco, di quello che so. Quello che so che per esempio è estremamente preoccupante che in Israele ministri politici di alto livello arringano le folle, portano gente in piazza dicendo cose terribili e contro gli africani, per esempio dicono che gli africani sono un cancro della società. E un razzismo molto forte contro i palestinesi. Questo atteggiamento di Israele non solo verso i palestinesi resi profughi in casa loro, ma anche un atteggiamento sostanzialmente razzista nei confronti anche di vari altri popoli, non crede che alla lunga a livello di rapporti internazionali non faccia altro che gettare discredito appunto su Israele e soprattutto quanto può durare questa continua propaganda solo interna? Of course I don't want this level of racism to continue, but I have very little reason purtroppo io vorrei tanto che non ci fossero questi elementi di razzismo, che si riuscisse a vivere una città normale, ma questa cosa continua e penso che continuerà e continuerà anche l'appoggio degli Stati Uniti d'America, a meno che chissà mai che anche negli Stati Uniti ci sia un tracollo finanziario e quindi l'appoggio militare che anche gli Stati Uniti danno ad Israele possa cessare.